Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Nel video di oggi andiamo a realizzare una lavagna di quelle cancellabili, quei planner che si utilizzano per scrivere, cancellare e riscrivere, insomma, ogni volta che ce n'è bisogno. E in questa lavagna in particolare andrò a realizzare il mio planner settimanale. Qualche video fa vi ho mostrato il mio planner mensile, che tengo in agenda. Quello di oggi sarà un planner settimanale che invece tengo sopra la scrivania in modo da averlo sempre in vista. Quello che vedrete sarà un planner settimanale molto molto particolare perché andrò a riciclare un pezzo del mio frigo. Sapete che un anno fa il mio frigo mi ha abbandonato. Io ho cercato di tenere tutti i pezzi che avrei potuto riutilizzare col tempo. E quello che vedrete oggi, insomma, su cui andrò a realizzare il mio planner settimanale, sarà un pezzo appunto del mio frigo. Per la precisione, sarà una mensola di vetro. Insieme alla mensola di vetro andrò ad utilizzare i miei nuovi washi tape. Questi washi tape si trovano sul sito di craspire.com. Vi ho già parlato di questo sito qualche video fa. È un sito che vende principalmente materiali per il fai da te, stampi per la cera lacca, materiali per lo scrapbook, fustelle, stampini, stencil e un sacco di altri materiali. Se volete andare a dargli un'occhiata, come sempre vi lascio il link giù nell'info box, e in più per voi ho anche il codice sconto che potete utilizzare se avete bisogno di qualcosa, insomma. E in più, sempre in questo video, andrò ad utilizzare i miei nuovi pennarelli. Questi sono dei pennarelli metallici a base d'acqua, sono davvero molto molto buoni. Li ho provati nel video precedente sulla carta e hanno un ottimo risultato e un'asciugatura pazzesca. Oggi andiamo a provarli sul vetro, quindi andiamo a provarli su un altro materiale e vediamo anche in questo caso come si comportano. Anche questi li trovate sul sito di Craspire. Questi sono 10 colori. Dunque, il primo step di questo progetto è realizzare le varie sezioni. Per farlo io ho scelto di utilizzare il washi tape al posto del pennarello e realizzo diverse sezioni di grandezze diverse e di colori diversi. Questo mi servirà non solo per differenziare appunto le varie caselle, ma anche per renderle più facilmente leggibili a colpo d'occhio. Inizio realizzando un rettangolino in alto a sinistra del mio planner e subito sotto realizzo una griglia con 5 caselle identiche. Queste serviranno per i giorni della settimana. Poi in basso a sinistra realizzo una piccola casellina che utilizzerò per il weekend, mentre tutto a destra con il washi tape verde chiaro realizzo un rettangolino dedicato alle note. Sotto di nuovo a destra con lo washi tape azzurro un'altra casellina della stessa identica misura di quella sopra, e poi con il washi tape giallo completo il planner andando a realizzare un'ultima casellina delle dimensioni praticamente della parte che mi rimane vuota. Ora passo a scrivere tutti i titoli delle varie sezioni. Dunque, cominciando da quella azzurra, questa qui la dedico alle note, mentre quella in verde la dedico alla lista delle cose da fare, le cose che non devo assolutamente dimenticarmi, con le varie caselline da spuntare. La sezione in rosa è quella dedicata al weekend, quindi la divido in due in modo da utilizzare una parte per il sabato e una per la domenica. Le caselle in grigio sono appunto, come vi dicevo prima, dedicate ai giorni della settimana, quindi da lunedì a venerdì. La sezione in ciclamino la utilizzo invece semplicemente per scriverci il titolo. La parte in giallo la utilizzo per le cose che devo ricordarmi di fare, magari che sono la prossima settimana, oppure date importanti o appuntamenti importanti, comunque cose che questa settimana non riesco a fare.
Questo è il risultato finale, da così probabilmente non vedrete molto. Se volete potete appiccicare sul retro un cartoncino scuro. In questo modo non avrete bisogno di una base scura su cui appoggiarlo. Fatemi sapere se questa lavagna alternativa, planner alternativo e anche il riciclo delle mensole del frigo vi è piaciuta. Un'altra idea che mi è venuta in mente adesso: potrebbe risultare più utile scrivere le varie didascalie delle caselle, come i giorni della settimana e insomma i titoli delle varie caselle, al contrario, come se fossero allo specchio. Così potete andare a scrivere dall'altro lato e quando andate a pulire la lavagna non avete il rischio di togliere le scritte o sporcare gli scotch colorati. E niente, metto giù la lavagna. Vi ricordo che sia gli washi tape che i pennarelli metallici li trovate sul sito craspire.com, ve lo lascio scritto giù nell'info box assieme al mio codice sconto e a tutte le informazioni a riguardo e insieme ai link dei due prodotti che ho utilizzato in questo video. Aspetto di sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. Vi ricordo di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale se volete sostenermi. Cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video e se vi va condividetelo. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!